L'area della centrale della miniera Enel di Santa Barbara è stato lo scenario ideale per le esercitazioni specialistiche con simulazioni di situazioni di emergenza. Questo infatti è accaduto nei giorni scorsi grazie alla collaborazione tra aziende elettriche e vigili del fuoco attraverso un'attività che ha coinvolto anche la colonna mobile regionale. Il sito dell'impianto dunque ha ospitato la giornata di esercitazione che ha permesso di simulare un soccorso in un contesto articolato e complesso. In particolare, durante le operazioni sono state testate e messe in atto le tecniche del reparto SAF, nonché le azioni di primo soccorso sanitario per il recupero e la stabilizzazione di una vittima, adattate al singolare ambiente del sito industriale di Santa Barbara. Oltre al personale del comando aretino dei Vigili del Fuoco, all'esercitazione hanno preso parte gli operativi dei comandi di Firenze, Siena, Grosseto, Pistoia e Pisa. Durante lo svolgimento sono stati valutati i tempi e le modalità di attivazione di invio della colonna mobile, oltre al livello di prontezza operativa del personale SAF. Per l'occasione, infine, è stato allestito anche un campo base dove è stato predisposto tutto il materiale operativo a supporto del personale per la simulazione del soccorso.